coach Flavio Priulla, esordio vincente a Siracusa, esordio vincente anche oggi in casa contro il Green Basket Palermo. Qual è un commento a caldo del coach? Ma è stata una partita dura, maschia, alla seconda giornata sembrava già una partita di playoff, con grande intensità da parte di tutte e due le squadre, anche con molte mani addosso. Devo essere sincero, devo fare complimenti agli arbitri, prima di tutto perché hanno saputo gestire una partita molto calda, molto maschia, molto nervosa. Noi abbiamo avuto i primi due quarti e l'inizio del terzo quarto dove non abbiamo avuto fiducia nella nostra difesa e in attacco non siamo riusciti ad avere lucidità in alcune situazioni, anche prendendo buoni tiri, però con poca fiducia. Dopo siamo stati bravi ad alzare l'intensità difensiva, a cercare di correre e soprattutto a cercare di giocare di squadra un po' di più, sfruttando le nostre caratteristiche, in maniera tale che ogni giocatore potesse portare un mattoncino utile per la costruzione della vittoria. Volevo puntualizzare che dispiace tantissimo per l'episodio che è successo durante la partita, perché sono dei fatti brutti, deprecabili, che non devono succedere in un campo di basket, in un palazzetto come quello di Cefalù, dove oggi c'è una comunità di pubblico meravigliosa, compresi i tifosi del Green. I nostri avversari vengono qui, sanno di trovarsi davanti a questo pubblico, a parole di Gullo, dice poi è bellissimo giocare qua. Noi dobbiamo però avere più educazione dagli spalti sotto questo punto di vista. Abbiamo un fattore campo importante, abbiamo un sesto uomo importante, dobbiamo essere un po' più tranquilli e soprattutto ricordiamoci che ci sono bambini, ci sono donne, ci sono persone anziane e dobbiamo far sì che sia una festa di sport, di fare con calore, essere partecipi, però cerchiamo anche di misurarci. Questo. Festa di sport dovrà iniziare già ad essere dalla prossima settimana contro Patti, che continua a vincere. Come si prepara la Zanella Basket in vista di questo match? Ma già abbiamo incontrato due squadre che venivano date favorite per il salto di categoria o per le vette alte del campionato. Patti secondo me è una squadra tosta, ancora più tosta del Green, allenata molto bene, con grande talento, insieme alla Vista secondo me è la favorita del campionato. Non sarà una partita facile per noi, cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile, migliorando determinate cose, cercando di avere più fiducia e più confidenza in alcune situazioni offensive, ma soprattutto dobbiamo capire che noi siamo una squadra che dobbiamo difendere in 5, dobbiamo mettere aggressività per poterci permettere un gioco speculare. Combatti non sarà assolutamente facile, daremo sicuramente il massimo per provare a portare questi due punti. Ha detto che Vis e Patti sono le favorite, e c'è Cefalù dove si trova? Ancora è presto, noi abbiamo un obiettivo che è quello di crescere sia come società che come squadra. Abbiamo una squadra giovane, è vero, abbiamo inserito Carlos perché abbiamo avuto delle defezioni. Poi tengo anche a precisare una cosa, qui nessuno manda nessuno, cioè si è costruita la squadra quest'estate con determinati giocatori dentro. Qualche giocatore il giorno prima dell'inizio della preparazione si è tirato indietro e non è dispiaciuto tanto. Qualcun altro ha avuto un comportamento nei confronti miei e della società non consoni a un gruppo che vuole lavorare in una maniera professionale. Poi sono delle scelte, non le critico, le posso anche giustificare, però ognuno fa le nostre scelte. Anche l'ultimo caso che mi dispiace, perché su Alessandro Pirrone credevo molto, quest'estate volevamo tenere dentro due giovani che erano Rosponi e Pirrone per poter aiutarli a crescere e cercare di essere punto di riferimento in futuro. Ha fatto una scelta diversa, ci ha comunicato anche se in ritardo che da qualche giorno era in trattativa con un'altra squadra, abbiamo deciso di metterlo fuori squadra per il bene suo e per il bene del gruppo e se ha l'opportunità di andare da un'altra parte dove reputa di avere altro spazio, che ben venga. Ripeto, mi dispiace moltissimo perché anche in precampionato, fino a quando non si è fatto male, perché poi è stato 15 giorni fermo per un infortunio, fino a quando non si è fatto male gli ho dimostrato che poteva giocare, partendo da zero minuti come tutti i giovani, perché è giusto che sia così, poteva guadagnarsi qualche minuto, in precampionato se lo stava guadagnando, era un giocatore che mi piaceva, adesso ci ha messo anche un po' in difficoltà, però è una scelta sua, cioè non è una scelta nostra, è una scelta sua quella di provare altre esperienze. Io gli auguro le più grandi fortune perché se lo merita, noi andiamo avanti. Benissimo, ringraziamo coach Priulla e gli facciamo tanti complimenti per le due vittorie consecutive della Zanella Basket, puntando alla terza. Speriamo, godiamoci questa vittoria stasera, è stata sofferta, e cominciamo subito a lavorare, a pensare alla prossima che sarà ancora più difficile questa partita. Grazie mille. Prego.